Salve ragazzi, buonasera a tutti. Allora, riprendiamo questa didattica a distanza oggi con la scultura greca. Ci lasciamo alle spalle quindi gli ordini architettonici, l'architettura templare e parliamo di quest'altro importante elemento, importantissimo diciamo, della storia dell'arte, che è la scultura dell'epoca greca. Quindi parliamo del periodo arcaico, del periodo classico, del periodo ellenistico e quindi andiamo dal VI secolo avanti Cristo del periodo arcaico, passando al periodo classico V e IV secolo, quindi a finire all'età ellenistica dal IV fino alla fine del I secolo avanti Cristo. La scultura greca sappiamo bene è un elemento molto importante, fondamentale, che noi abbiamo ritroviamo poi anche successivamente, perché anche i grandi del Rinascimento si ispirano a questi modelli che sono stati creati appunto in questo periodo. In particolar modo c'è da dire che lo scultore greco cerca di in qualche modo di rappresentare la divinità con sembianze umane, no? Perché l'uomo è la figura che più si avvicina alla divinità e quindi una divinità deve essere perfetta, deve essere armonica, deve essere proporzionata, deve essere sicuramente una realizzazione che non deve lasciare il destro a ironia o comunque a valutazioni di qualsiasi genere. Quindi la ricerca delle proporzioni e dell'armonia è per gli scultori dell'antica Grecia un grande assillo, una grande missione. E in particolar modo Policleto realizza questa, mette a punto un suo metodo, che si chiama canone, che prevede praticamente di dare un'esatta proporzione al corpo umano. Data quindi una misura, dato quindi una, nel momento in cui stabiliamo la misura della testa, riporteremo 3 volte la misura della testa per il torace e 4 volte la misura della testa per il tronco, per le gambe. Quindi la figura umana viene di fatto scomposta in 4, in 8 parti. In questo modo praticamente gli arti inferiori saranno sempre leggermente più lunghi del tronco e questa regola sarà sempre uguale per tutti, quindi non ci saranno sculture magari tacchiatelle un po' più robustelle, quindi, ma tutte le sculture saranno accomunate da questo criterio, quindi il canone di Policleto e quindi questo sistema di proporzioni rigorose in base al quale praticamente la dimensione della testa riportata 3 volte sul tronco ci darà il busto e riportata 4 volte ci dà la lunghezza degli arti inferiori. Ma Policleto è importante anche per un altro motivo, perché mette a punto la regola del chiasmo, importantissima, perché anche Michelangelo nel Rinascimento terrà conto di questa regola. La regola del chiasmo è una regola che prevede la realizzazione, l'individuazione di una sorta di X all'interno della figura. Quindi noi abbiamo in particolare l'orifero di Policleto, che vi invito a vedere sul vostro testo a pagina 48, abbiamo l'arto, la gamba destra che poggia, il piede d'appoggio praticamente, la gamba d'appoggio ai muscoli tesi, a cui fa da contrapposto, a cui si contrappone praticamente il braccio sinistro che mantiene la lancia. Questa regola si chiama appunto anche regola del contrapposto, infatti il Michelangelo poi nel Rinascimento prenderà spesso questa, la individueremo spesso con questo nome. All'arto sinistro invece, che il piede leggermente la gamba leggermente arretrata, quindi con i muscoli rilassati, fa da contrapposto, ecco, l'arto destro che invece è rilassato in posizione praticamente in distesa. Chiaramente la ricerca delle proporzioni, quindi dell'armonia, della bellezza, del bello assoluto, sono per gli scultori dell'antica Grecia una costante e quindi vi inviterei a perfezionare, ecco, quindi a leggere, a ripetere bene, a studiare, pagina 48, pagina 49, dove potremo vedere anche la scultura di Prassitele, l'Hermes di Prassitele, che è un elemento, Prassitele insieme a Fidia e Policleto sono i 3 nomi più importanti dell'antica Grecia. E vi inviterei a studiare anche a pagina 50 la scultura denominata appunto Spinario, che di fatto rappresenta un ragazzino, un giovinotto, un giovanotto, un giovanottino che nell'atto di togliersi una spina conficcatasi sotto il palmo del piede, sotto la pianta del piede. Quindi
cerchiamo di cogliere un po' quelli che sono gli aspetti emotivi, emozionali di queste opere e cerchiamo, ecco, di leggere, ripetere ad alta voce, come sempre vi dico, e sarà il caso anche di vedere, diciamo, di studiare anche l'altare di Pergamo a pagina 51, dove possiamo vedere come la scultura trova poi applicazioni all'interno dell'architettura, perché la scultura greca non è soltanto un elemento isolato, ma è molto spesso un ornamento dell'architettura, quindi dell'architettura dei templi, ma anche dell'architettura che porta alla realizzazione di questi grandi mausolei, come appunto l'altare di Pergamo, che trovate raffigurato a pagina 51. Questa è soltanto una pista di riflessione, ovviamente, vi invito ad approfondire, a studiare e ci risentiamo poi nella prossima lezione.